A Perticara inizia il campionato di prima categoria Emilia-Romagna con la formazione di casa attesa davanti al proprio pubblico con una formazione con tante novità. Alzata leggermente l'anagrafe della rosa con un giusto mix di calciatori giovani ed esperti, Perticara ospita Roncofredo che nell'ultimo torneo di prima categoria si era dimostrato una squadra capace di risalire la china in classifica dopo un girone d'andata da retrocessione. Poi la storia è recente per ambedue le formazioni, stop già dopo una giornata di campionato e si torna in campo dopo un anno di astinenza con quel pallone che scotta come non mai ma che torna a sorridere. La gara vede gli ospiti subito a testa alta da calcio di punizione, Piccirillo spaventa Balducci. Al primo vero affondo il Perticara rischia di andare in gol, lo stesso Piccirillo nel tentativo di recupero frana addosso a Polidori, siamo al minuto 6, per il direttore di gara trattasi di penalty. Dagli 11 metri Di Filippo spreca l'occasione del vantaggio. Dal gol mangiato al gol subito, incontro piede Roncofredo non perdona, in velocità Calbucci sporca quel pallone con un tocco morbido che batte Balducci leggermente avanti la linea di porta. 1-0 ospite con il Perticara che si rammarica per la chance persa. Da punizione gli uomini di Comandini ci provano col Sartini, ma Pollini non deve sporcarsi neppure i guantoni. Sul ribaltamento di fronte Calbucci stoppa la sfera, apre in maniera intelligente per Brigliadori che trova il gol alla Del Piero, o cosiddetto tiro a giro alla Insigne, come si usa dire in questo momento. 0-2 e passivo pesante per i padroni di casa, orfani anche della punta Morciano. Il Perticara replica, Di Filippo servito sul filo del fuorigioco riesce a rientrare tempestivamente chiamando all'intervento in corner Pollini. Dall'angolo Polidori addomestica la sfera al di fuori dell'area di rigore, ma il suo tiro a giro si spegne alto. Il Perticara in merito di giocare palla a terra e di rendersi pericoloso, l'apertura di Polidori favorisce questo traversone in direzione di Filippo che viene stoppato ottimamente da Pollini. Sul fine di tempo Calbucci nell'ennesimo contropiede chiama la deviazione in angolo a Balducci. Squadra a riposo sullo 0-2. Nella ripresa parte forti Perticara nel tentativo di riaprire il match, il neoentrato dell'Omo chiama l'intervento di giornata all'ottimo Pollini. I Comandini boys insistono dalla rimessa laterale di Barocci, il reparto del Roncofredo va vuoto permettendo a Di Filippo di girarsi, ma l'attaccante coglie il palo alla sinistra di Pollini. Da punizione il portiere chiamato alla respinta di pugno, l'azione prosegue da un traversone dalla distanza non addormita dalla difesa ospite, ma il colpo di testa di Filippo è una comoda presa per Pollini. Dalla presa al rinvio di quest'ultimo, tocco di Calbucci oltre la mediana, un 2 contro 1 che beffa la difesa perticarese lanciando lo Zardi per il più comodo dei gol. 0-3 e Perticara rammaricato per l'andamento del match, sfortunata anche la formazione di Comandini che ha colpito un palo. I padroni di casa all'11esimo rimangono addirittura in 10 uomini per il fallo da dietro di Aspari con il Roncofredo che era lanciato a rete per il poker. Le incertezze proseguono in difesa con Bacchini che spreca questa volta il quarto gol su un invito a nozze. Poker che Bacchini troverebbe poco dopo quando batte velocemente una punizione in direzione Calbucci. Tiro di quest'ultimo è gol, ma l'arbitro annulla incredibilmente facendo presente che prima della punizione era intenzionato a far realizzare un cambio proprio alla panchina ospite. Siamo nel finale, al 39esimo Zamagna lanciata a rete spedisce sull'esterno della rete dando agli spettatori il suono del sostegno dei legni della porta. Altro pallone che passa tra i piedi del numero 15 con questo tiro cross che non trova sotto misura compagni pronti per la deviazione vincente. L'ultima occasione porta il copyright di Nicolò Colini con Balducci protagonista ancora una volta. 0-3 in finale, il Perticara gioca bene per 60 minuti, commette tanti errori ingenui, sbaglia un penalty, subisce due gol in fotocopia nella ripresa oltre a un palo, rimane in 10 uomini. Il Roncofredo si mostra squadra solida, cinica, con buone individualità nel reparto offensivo. La salvezza quest'anno potrebbe essere davvero a portata di mano.